La parola a Lorenzo Rosa, presidente di Wikimedia. Il libro d'apertura è un tema che ha cambiato la sua posizione nel tempo, nel senso che era nato come un qualcosa che riguardava gli editori e ciò che girava attorno agli editori, e in questo momento è diventato oggi un qualcosa che arriva a toccare tutte le persone e il modo in cui viene regolamentato l'internet. Se un tempo una cosa che riguardava lo scrittore che va dall'editore per pubblicare il suo libro, adesso è una cosa che riguarda la persona che ha il proprio sito web, il proprio blog, chi scrive su Facebook o chi scrive su Wikipedia, e ha portato le norme di diritto d'autore a essere un elemento centrale nel garantire, a influenzare i temi di libera espressione e di circolazione delle idee. Per questo cerco di fare anche un paio di esempi. Uno, visto dal punto di vista molto di Wikimedia, è un problema semplice, abbastanza piccolo, ma che ci scontiamo costantemente, che è quello della libertà di panorama. Nove giorni fa, il 30 settembre, è terminata l'edizione di quest'anno di Wikimedia Commons. Wikimedia Commons è un concorso fotografico, il più grande concorso fotografico al mondo, in cui chiediamo alle persone di scattare le foto dei monumenti e di caricarle su Wikipedia per illustrare le voci. Questa è una cosa fatta da decine o centinaia di migliaia di persone, quantomeno centinaia di migliaia di foto scattate ogni anno, ma si scontra col fatto che in molti stati, proprio in Italia, non è legalmente possibile fotografare i monumenti perché ci sono delle norme di diritto d'autore che lo vietano. Queste sono norme che non portano vantaggio realmente a nessuno, perché nessuno ha degli introiti per vietare alle persone di fare foto al monumento recente che si trova nelle nostre città, ma che impediscono alle persone di fare liberamente foto e di far conoscere i monumenti del tuo paese. Un altro tema, guardandolo più grande, in cui si vedono i problemi in generale della diffusione della conoscenza tra nonni e il diritto d'autore, manca il rap, no, dal diritto d'autore in sé naturalmente, è quello che si chiama spesso il gap del XX secolo. Se guardate ad esempio uno dei posti che si vede molto bene è Ljubljana, non so se la conoscete, è una lettera digital library, la biblioteca digitale finanziata dalla Commissione Europea. E mettendo su un grafico la disponibilità di documenti e materiali nell'arco degli ultimi secoli, quello che ci si potrebbe aspettare è che nel tempo la disponibilità, cioè quello che avevamo a disposizione nel 700 e adott, poi nel 800 ancora di più, poi nel 900 ancora di più, e cresce fino ai giorni nostri. In realtà, se si guarda il grafico, c'è un'interruzione. Nel senso, dopo non posso farlo vedere, però trovandoci lo stesso, magari dalle prime file si riconosce qualcosa, quello che succede è che è vero che c'è un trend crescente nel tempo, ma che si interrompe all'inizio del 900. Verso metà del 900 c'è un crollo e a partire dagli anni 50 ad oggi la quantità di opere disponibili ogni anno è grosso modo ai livelli dell'inizio dell'Ottocento. E poi negli ultimi anni ovviamente c'è stato un boom, non aveva altri motivi. Il motivo fondamentale che causa questo è la durata del diritto d'autore, per cui negli ultimi 70 anni la disponibilità di opere è estremamente ridotta. Questo sappiamo che il diritto d'autore è pensato per
creare attività, la diffusione delle opere, e questo ha perfettamente senso, ma al lato pratico il modo in cui è costruito nei dettagli di d'autore fa sì che tutto un blocco di opere che potrebbero essere disponibili non lo sono. E questo è un danno in primo luogo per le persone, per il cittadino, il consumatore, e questo mostra tra l'altro che il ragionamento fatto in uno dei primi interventi si diceva che i diritti cancellari sui editori alla fine non hanno effetti negativi sui consumatori. Probabilmente non è vero, perché ad esempio in questo caso noi vediamo che già i diritti che esistono adesso hanno un effetto negativo sui consumatori, perché non hanno, i cittadini non hanno accesso a tutta una serie di opere perché esistono queste restrizioni, e che altrimenti potrebbero essere disponibili perché fino all'800 sono disponibili. E d'altra parte è un problema anche dal punto di vista economico. Non è una contrapposizione tra il lettore che deve avere accesso ai contenuti e l'azienda che vuole guadagnarci. Perché avere per tutto il 900 opere che non sono utilizzabili vuol dire anche che non c'è nessuno che riesce a valorizzarle dal punto di vista economico. Quindi è un bel doppio. Danno per il cittadino e danno per chi potrebbe produrre e mettere in diffusione e avere una remunerazione da questo. Su questo penso il fatto che non dovrebbe essere molto per confrontare in precedenza. Il fatto che Disney si è basata sulle sue opere, molto su opere che sono già in pubblico dominio, come Pinocchio, pensando a un esempio italiano, perché questo mostra come non c'è una contrapposizione reale fra il portare le disponibili le opere e un potenziale di sfruttamento. Le due cose spesso si supportano a vicenda. Come ultimo invito per comunicazione nel pensare al nome di tutto l'autore, quindi spesso si fa riferimento, cioè sembra che queste norme, queste proposte siano costruite pensando al caso di Google e a limitare, a far pagare a Google o a cercare di limitare le possibilità che ha Google o Facebook o Amazon. E per quanto sicuramente tutti vogliamo che Google, Facebook e Amazon paghino le tasse, e per quanto siano player importanti di tenere conto, bisogna anche considerare che c'è tutto il resto per cui il diritto d'autore batta loro, ma in parte in primo luogo il singolo cittadino, e nel momento in cui si pensa del nome sul diritto d'autore è importante in primo luogo pensare all'impatto che hanno sulla persona che scrive sul suo blog, su Facebook, sul post su Facebook o su una pagina su Wikipedia. Cosa che apparentemente manca, come si nota ad esempio dal fatto che nello scorso giro in cui è stato bocciato la libertà di panorama a livello del Parlamento europeo, è stata affossata da Rada, europarlamentare, con la razza ovviamente, europarlamentare francese, che sul suo sito web aveva una foto del Parlamento europeo in violazione dell'assenza di libertà di panorama, per cui ha portato avanti una posizione in Parlamento europeo, probabilmente con delle motivazioni che aveva di qualche tipo, pensando non voglio che so che Facebook faccia questa cosa qua, però senza pensare a quello che faceva concretamente lui sul suo sito. Grazie. Thank you.